Benvenute e benvenuti sul podcast del Tea Quotidiano. Oggi vi proponiamo pollini e insetti, cosa dobbiamo sapere? La rubrica di informazione realizzata insieme a esperti ed enti di ricerca per cercare di condividere notizie sulla diffusione di pollini, un tema sensibile per molte persone allergiche, e dei principali insetti o aracnidi come zanzare e zecche che possono creare problemi in caso di punture. Un confronto che offre elementi conoscitivi e comportamentali, oltre che qualche prezioso consiglio. Buon ascolto! Benvenuti in questa nuova puntata del podcast del Tea Quotidiano dedicato all'approfondimento sugli insetti. Io sono Adele Oriano Orlando e oggi mi trovo in compagnia di Anna Paola Rizzoli, medico veterinario del Centro Ricerca e Innovazione della Fondazione MAC, responsabile dell'unità di ricerca di ecologia applicata. Benvenuti. Salve. Bene, la puntata di oggi si apre con un'altra protagonista dell'estate, la zanzara tigre e la sua diffusione in Trentino. Dottoressa, cosa emerge dall'ultimo monitoraggio? Ma innanzitutto spiego un attimino di che cosa si tratta. Si tratta di una specie aliena invasiva, proprio esistono tutte queste specie che non sono tipiche di un territorio e che arrivano da altri ambienti, e la zanzara tigre fa parte proprio delle specie più invasive del mondo. In Trentino non c'è solo la zanzara tigre, che è una specie asiatica, proviene dal sud-est asiatico, ci sono anche le sue consorelle, ormai si sono stabilizzate, che sono la zanzara coreana e la zanzara giapponese. Quindi queste tre specie sono tre specie invasive di zanzare che sono particolarmente preoccupanti dal punto di vista della salute, perché possono trasmettere una serie di virus esotici. E sono attive, noi come Fondazione MAC svolgiamo questi monitoraggi proprio per capire dove sono, come si comportano, quando sono più abbondanti, e i miei ricercatori sono già usciti e hanno confermato che l'attività è già iniziata e che sono presenti, seppur ancora a densità contenute, nelle zone soprattutto più infestate, che sono il Trentino meridionale, ma anche la Valsugana, la Valle dell'Adige e altre valli, fino a una quota di circa 600 metri. Però una capillare diffusione, mi verrebbe da dire. Sì. Ma proprio la specie tigre, quali particolarità ha rispetto alla zanzara normale, ecco, quella a cui forse eravamo abituati 40 anni fa? La zanzara normale c'è, è tuttora presente sul nostro territorio, anch'essa in grado di trasmettere dei virus africani, in questo caso il virus della febbre del Nilo. Fino adesso in Trentino non ci sono state evidenze di grande circolazione virale, però è una specie presente, insomma, e attiva anch'essa. La zanzara invece tigre è una specie che punge soprattutto di giorno, è molto aggressiva, può essere un problema non soltanto per la trasmissione delle malattie, ma anche perché è particolarmente irritante. Anche le zanzare posseggono nella loro saliva, quando ci pungono, delle sostanze che sono fluidificanti per il sangue, perché sono specie che per poter completare il ciclo di sviluppo, soprattutto le femmine delle uova, hanno bisogno di alimentarsi di un pasto di sangue. È un procedimento abbastanza complicato, che infatti poi porta delle complicazioni, ecco, per chi purtroppo viene punto. Sì, se posso aggiungere, certo. La differenza tra la zanzara tigre e la zanzara comune, che la zanzara comune preferisce alimentarsi sugli animali, soprattutto uccelli, è una specie ornitofila, mentre la zanzara tigre preferisce alimentarsi sugli uomini, perché si è proprio adattata ad alimentarsi sull'uomo. Quindi, studiando il loro comportamento alimentare, abbiamo notato questa grande differenza. Importante, sì. Preferiscono gli umani. La ringrazio molto per questo approfondimento. A voi. Grazie per l'ascolto. Arrivederci. Ci vediamo alla prossima puntata.